Siamo con Matteo Palmioli nel dopopartita Porto Recanati-Tolentino. Porto Recanati batte Tolentino 84 a 60. Stasera è una partita molto difficile, alla fine il punteggio lo testimonia, insomma. Sì, il punteggio lo testimonia, diciamo che abbiamo giocato secondo me un'ottima partita, abbiamo preso quel break nel secondo quarto che poi non siamo più riusciti a ricucire, anche se poi da meno 20 siamo riusciti a rientrare fino a meno 14 e due volte abbiamo sbagliato di 3 punti per tornare a meno 11, ma quello che ci interessava oggi era sicuramente la prestazione. Sicuramente si è vista un'altra squadra, un altro atteggiamento rispetto al sabato scorso, quindi questo deve essere il punto di partenza per quando martedì torneremo in palestra. In effetti, dopo un primo quarto molto equilibrato, chiuso sul 20 a 16 per Porto Recanati, nel secondo quarto avete preso il break decisivo da cui poi non siete più riusciti a rientrare. Che cosa è successo in quei minuti iniziali del secondo quarto? Abbiamo fatto troppe palle perse, aperto loro contropiedi, sapevamo che loro soprattutto in casa si esaltano in queste situazioni di mezza transizione, abbiamo preso due o tre canestri da 3 punti consecutivi e poi una volta scavato il break è stato difficile, anzi impossibile, insomma, ricucirlo. Si è sentita molto l'assenza di Elia Rossi nell'ultimo momento a causa di un problema fisico alla coscia rimediato venerdì in allenamento e purtroppo si è visto in quei frangenti, diciamo, la carenza diciamo, di organizzazione di gioco. Sì, sicuramente l'assenza di Elia, che è il nostro breve titolare, sicuramente ha inciso, ma sono molto contento per Alessandro Angillà, il ragazzo del nostro giovanile, che secondo me ha fatto molto bene, nei minuti in cui è stato in campo, ha giocato con personalità e sicuramente uno degli obiettivi di quest'anno al momento è quello di dare fiducia ai giovani, ai ragazzi di Tolentino, e oggi secondo me per lui è stata una bella palestra e una bella esperienza. Infatti sicuramente è stato tra i più positivi. Adesso vi aspetta la partita con Perugia da vincere assolutamente sabato prossimo a Torino. Sì, ci aspetta la partita con Perugia, una squadra molto forte, basti pensare che comunque la settimana scorsa aveva quasi vinto con Porto Recanati, insomma. E sappiamo, riconosciamo bene, ci abbiamo giocato anche in Coppa, sappiamo quello che dobbiamo fare e dovremo sicuramente giocare una partita di grande energia, molto vagliarda per portarla a casa.